Buongiorno a tutti voi, miei carissimi ciarini e ciarine! Oggi ho deciso di fare un video un po' fuori dalla norma, ma non vi preoccupate, se tutto andrà bene, sarà molto divertente! Molti di voi sapranno già che nel secondo canale ho realizzato un video dove ho tentato di fare uno scherzo telefonico a due youtuber. Oggi voglio strafare! Voglio trollare niente poco di meno che mia nonna! Ciarini, non sto più nella pelle! La mia adorata nonna, sicuro che si incazzerà come una bestia, ma ne varrà la pena per tutte le risate che ci farà fare. Lo scherzo avverrà tramite un'applicazione chiamata Prank Dial. Se volete saperne di più a riguardo, potete sempre vedere il video nel secondo canale, che vi lascio nelle schede o in descrizione. Ma ora bando alle ciance e cominciamo. Io userò l'applicazione sul computer, dato che ho un emulatore per Android. Innanzitutto scegliamo lo scherzo. Ce ne sono tanti, ma direi che il migliore è Perché mi chiami. Ascoltatelo pure. Pronto? Sì, chi è? Senti, è la terza volta questa che chiami, ma perché continui? Beh, direi che è perfetto per la nostra cara nonna Maria. Sperando che santo cielo non metta giù dopo 2 secondi dalla chiamata. Bene, digitiamo il numero della nonna. Attenzione, Ciarini, ci siamo. Sta chiamando. Mamma mia, chissà cosa dirà. Non vedo l'ora di sentire la sua reazione, santo cielo. Immaginate lo spettacolo di lei che dice: ma chi sei? Ma che vuoi? Io ti denuncio! Sperando che risponda, eh. In teoria nonna Maria risponde sempre. Nonna Maria, io ti voglio bene, lo sai. È una donna troppo spettacolare, Ciarini. 40 secondi di chiamata, mamma. Sta andando a buon fine, eh. Sta andando a buon fine. Dopodiché la chiamiamo e vediamo un po' cosa c'ha da dirci. Ciarini, lo scherzone è andato, me lo sento. Me lo sento, 1 minuto di chiamata. Chissà cosa gli sta dicendo. Povera nonna, povera nonna. E la chiamata continua ad andare avanti. Siamo a 1 minuto e 18. Mamma mia, chiamata terminata. Allora, attenzione ragazzi. Salviamo la registrazione dello scherzo e ascoltiamola. Pronto? 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 Chi parla? Sì, chi è? Chi? Senti, è la terza volta questa che chiami. Ma perché continui? Ma perché? Io non t'ho sentito prima. Sì, è la terza volta questa, che c'è? Io mo' la prima volta che sono sentendo. Senti, sai cosa? Tu hai un problema. Oh mio Dio. Sì, vabbè, ma non capisco che vuoi. Che problema c'ho? Ma che problema c'ho? Ascolta, ok, allora, o tu mi dici che vuoi o la pianti di chiamarmi. Ma chi è che parla? Sì, vabbè, ma cioè, o la smetto e ti faccio smettere io però. Federico, sei tu? Ok, guarda, è meglio se non mi chiami più. Ma chi è che parla, scusi? Oh mio Dio! Ma che hai che non va? Guarda che io non ho chiamato nessuno, eh. Guarda, oh mio Dio! Ti do il telefono su per... Ma cerca di calmarti perché io non ho chiamato nessuno, eh. Ma fa chi è la faccia? Oh mio Dio! Ragazzi, oh mio Dio, mia nonna è stata epica come me lo immaginavo. Oh mamma mia, che risate. Ti spacco io a faccia. Mamma, è stata spettacolare. Adesso la chiamiamo e gli diciamo che abbiamo fatto un mega scherzone. Rimanete online. Ehi nonna, ma chi è che ti ha chiamato? Ma ti ha fatto una adesso, mi ha detto un sacco di parole. Ma sì, era uno scherzo, nonna. Ma chi era? No, ti ho fatto uno scherzo io con un programma sul computer. Ma ti ho detto un sacco di parole, come te ne fatto a fare? Ma no, vai tranquilla che era uno scherzo. Ti metto su YouTube, va bene? Ma io sono tu? Sì, col programma del computer, nonna. Ah. Ho detto tante parole, ho detto, ma che cazzo vuoi da me, che io non te l'ho neanche telefonato. Vabbè, dai. Allora ti metto su YouTube, dopo te lo faccio vedere il video, eh. Sì, sì. Ciao nonno, un bacione. Ciao. Ciarini, è stato epico veramente, cioè non ho parole, è stato spettacolare. Questo scherzo è andato a buon fine al 100%.
E nonna Maria, come al solito, è stata di un'epicità disarmante, veramente. È una donna spettacolare, io la adoro e spero che il mio affetto e la sua ciarinezza sia trasmessa attraverso questo video. Che dire, io spero che questa tipologia di video che mi fa piangere dal ridere, vi piaccia e vi riesca a strappare almeno una risata. Di solito non chiedo mai like, ma attualmente è l'unico modo per sapere se volete o meno un secondo episodio di questa serie. Quindi, ad almeno 4500 like, nuovo episodio e nuovo scherzone. Questa volta lo faremo o a mia madre o alla mia ragazza, quindi figuriamoci, ci sarà ancora di più da ridere. Come al solito passate da tutti i miei social e dal mio secondo canale gameplay. Un mega salutone dal vostro dottor Vendetta di fiducia e ci vediamo al prossimo esilarante video.